nuovo amico Gianluigi mi porterà a fare un tour guidato qui del Classic Center di Mercedes. Vabbè, chiamatelo un po' come volete. In questo posto vengono restaurate tutte le auto storiche, o restaurate o riparate le auto storiche Mercedes, e ce ne sono un paio lì all'interno dell'officina e noi andremo a vederle. Questo è un posto speciale dove non soltanto è possibile restaurare le macchine, ma è soprattutto possibile ricostruirle nel caso in cui siano mancanti dei pezzi. Questa è la pompa dei freni di una Mercedes d'epoca, un pezzo che viene ricostruito. Come questi qui sotto sono semplicemente rocchetti dei cambi, che sono pezzi che vengono praticamente fabbricati dall'acciaio al pieno, quindi è tutta una lavorazione particolare. E te li fanno solo per te se hai una macchina storica, te li fanno pagare? No, te li fanno pagare è un altro discorso. Sostanzialmente sono dei pezzi unici. Esatto, questi sono pistoni. Sotto c'è scritto Male. La Male è una marca che fabbrica pistoni da Si è sempre. Fatto male. Si è Scusa, fatto male. Vabbè, stavo male, dicendo 300 SL, quindi uh-huh. Questi sono i pistoni di quella macchina laggiù che più avanti vedrai, e sono ovviamente fatti su misura. La particolarità è che restaurano qualsiasi cosa, compreso le autoradio, una cosa molto meno banale di quanto pensi, perché queste macchine devono essere, per avere un valore vero, devono essere integre e totalmente funzionanti, sospetto. Sì, ma soprattutto originali nella forma. E sotto c'è questa autoradio, un nome, Becker. Becker è uno storico produttore di autoradio tedesco, probabilmente uno dei più famosi, che da sempre ha fornito Mercedes. Quindi tu hai per esempio Becker Mexico, adesso esistono versioni digitali della Becker, ma questi sono pezzi da assoluta antologia. E ci sono anche cose molto particolari come casse per macchine. Sono dettagli che fanno la differenza. Una macchina restaurata in questi dettagli può costare anche il 50% in più. 50% in più del suo valore? Del suo valore. Ammazza, oh! E in Europa è l'unico posto dove possono essere restaurati. Puoi restaurare dove vuoi, ma se perché questo genere di macchine abbiano un valore assoluto, devono essere restaurate dalla automobilistica. Che rilascia, immagino, una certificazione. Sembro scema, invece qualcosa ci arriva. Sei ancora benvenuto, soprattutto. La base della storia della Mercedes è quella che i giornalisti un po' più vecchi di te chiamano calandra. La calandra è sostanzialmente la forma del radiatore. Il termine tecnico, sì. Esattamente. La forma del radiatore, cioè, significa quello che una volta conteneva il radiatore. Poi adesso il radiatore ovviamente non ha più quella forma, ma la differenza sta nel fatto che questa casa automobilistica, più di altre, ha fatto di questo elemento di carrozzeria sostanzialmente un elemento distintivo. È fondamentale che queste cromature siano originali. Una cosa assolutamente non banale, perché si possono riprodurre in qualsiasi paese del mondo, ma non si possono riprodurre con lo stesso dettaglio. In realtà tutto ciò che tu vedi qui non è solo lusso, ma è anche un investimento. Quando una macchina viene ricostruita assolutamente in modo fedele, mantiene un valore totale, è un assegno circolare. Questa è una casa che ha 125 anni e ha fatto molte cose. Ha fatto delle macchine? Ha fatto anche aerei, ha fatto anche navi, ha fatto tantissime cose. È la casa che ha inventato l'automobile in senso moderno. E alcuni oggetti sono assolutamente storici. Questi sono i clacson. Che carini! I clacson, il marchio storico, il marchio più rubato da tutte le macchine dell'universo. Allora, visto che hai fatto una mutazione giusta, la porti fino in fondo. Questa è la stella di Stoccarda, in realtà la stella di Mercedes. In realtà, come sanno tutti, la Stoccarda di casa mobilistica ce ne sono due, c'è anche la Porsche. Ma la stella è un elemento distintivo ed è l'unico marchio automobilistico che nella sua storia non è mai cambiato. Sono cambiati tutti da 100 e passa anni, 125. Da quando esiste la Mercedes, mai. E questa? E questa, secondo me, per cucire gli interni, immagino. Forse non lo sai, sì. Ma le case automobilistiche hanno fatto anche altre cose nella loro storia. Una casa automobilistica concorrente della Mercedes, la Toyota, è diventata famosa vendendo macchine da cucire. Macchina da cucire, non sapevo di Toyota. E la Honda è diventata famosa vendendo trattori da giardino. Io lo voglio guidare il trattore. Opla! Allora, guardate qua dietro cosa abbiamo! Questo è il Classic Center, non è un museo. È un'officina, in realtà. No, diciamo, è un concessionario per estremi cultori dell'automobile. In realtà alcune di queste macchine sono
a tutt'oggi le macchine più ricercate tra i collezionisti. Mercedes ha fatto molte macchine nella sua storia, ne ha fatte alcune estremamente belle e alcune estremamente brutte, no? No, un paio che sono diventate icone. Questa è la 300 SL, la famosa Ali di Gambiano. Questa è tra le due o tre macchine più belle della storia. Costo di un qualcosa di simile, per esempio? Costo di un qualcosa di simile è assolutamente improponibile. Nel senso, non c'è. Queste sono macchine che, come si dice in questi casi, vanno a licitazione privata, ovvero vanno a trattativa assolutamente privata, non esiste un listino. Tutto dipende dalla macchina, come è tenuta, come è restaurata, come è curata, come è eventualmente ripristinata, ma stai parlando di qualcosa che ha un valore per sempre. Questa è una macchina che ha una storia che va ben oltre l'automobile, perché è una macchina che ha avvicinato l'automobile a Hollywood. Tutti le star del cinema hanno prima comprato questa macchina, spesso se la sono fatta regalare, e spesso l'hanno venduta quando avevano finito i soldi. L'SL è l'icona dell'icona. Ovviamente valigeria fatta a mano, ovviamente sedili assolutamente unici, e la particolarità di un volante che si alza per entrare. Questo cruscotto che è una scultura. No, il cruscotto è una cosa bestiale. La particolarità di queste portiere che si aprono in su, si dice ad Ali di Gambiano, in realtà oggi è una cosa più frequente di quanto pensi che esistano portiere che si aprono così, ma allora era un'esperienza quasi mistica. Veniva direttamente dalle corse, perché le macchine che si aprivano in questo modo erano le macchine che facevano le corse di durata, non soltanto la 24 ore di Le Mans, ma per esempio la Targa Florio, che era una corsa ambitissima che si correva in Sicilia, si è corsa in Sicilia per tanti anni. C'è una cosa che da questa macchina è diventata ancora più bella. Di questa macchina in realtà esiste una versione cabrio, sì? Che è ancora più, scusami, che è ancora più rara, è altrettanto difficile da guidare. E tu hai guidato? Sì, e con molta attenzione, perché è una cosa da mal di testa. Questa è la sua versione cabrio. Mantiene la stessa caratteristica, la maniglia che si apre in questo modo. No. Anche questa è una cosa negli anni copiata e ricopiata. Ma dai. Deriva dalle corse, ma deriva anche dagli aerei. Il volante è in madreperla purissima. Secondo alcuni ci sono due macchine, due tra le più belle macchine che sono state mai fatte. Una è questa e l'altra è un'altra macchina che si chiama DB4 Zagato come il carrozziere italiano. Questa è la classica berlina presidenziale, una delle tante che Mercedes ha sempre prodotto. Mercedes è la prima casa automobilistica che nella sua storia ha fatto automobili per capi di stato, presidenti e quant'altro. Ma queste macchine esistono dagli anni 30 in Germania, e Mercedes le fa in un modo assolutamente particolare. Vi invito a vedere cosa è. Vediamo se riusciamo a... Eccoci qua. Questo non è il lusso, questo è il potere. È il potere? Di che anni stiamo parlando? Credo che questa macchina sia anni 60. 60? Porca vacca. Questo è il potere assoluto. Chiaramente erano macchine blindate, erano macchine molto, molto curate. Questa macchina è poggiatesta. Per te forse è una banalità, ma non lo è. Le altre macchine non ce l'hanno. Non le avevano all'epoca. Era un privilegio assoluto. Stavamo parlando di prezzi inestimabili, ma potrebbero averlo un prezzo che potrebbe andare fino a... Mettiamola così, l'auto storica è un... È un investimento, non è un lusso, non sono giocattoli. Esistono alcune aste famose al mondo, una per esempio People Beach in California, dove queste macchine vengono in realtà esposte e poi non c'è una quotazione che vale per ogni singolo modello, esiste una quotazione che vale per ogni singola vettura, perché in realtà di queste vetture esiste una storia. Quando si espone una vettura si sa a chi è appartenuta, quanti chilometri ha fatto, come è stata trattata. Sono macchine che di fatto equivalgono ai diamanti, non invecchiano, semplicemente non invecchiano. Probabilmente finirà la benzina, ma queste macchine no.
non moriranno, non mai, moriranno mai. E non hanno un prezzo, hanno un valore. Mazza come sei profondo, ti ho conosciuto 5 minuti fa, io non l'avrei fatto così profondo il ragazzo. Ti ho dato del ragazzo, tra l'altro, ecco, lo ringrazio. Forse non tutti lo sanno, ma l'automobile non nasce per caso. Erano oggetti di estremo lusso, sono nati per essere oggetti di estremo lusso in un'epoca in cui c'erano le carrozze, cioè... Esatto, quei cavalli in realtà che se mangiavano il fieno. In realtà l'automobile nasce per un'esigenza molto semplice, perché a chi piaceva la velocità, andare a 19 o 20 km l'ora era un brivido enorme. Per cui ancora oggi si racconta che queste le prime macchine che superavano i 20 km l'ora rappresentavano il brivido della velocità per i famosi gentleman driver. In realtà la Germania ha avuto sempre un atteggiamento molto molto serio sulla meccanica, sulla costruzione, quindi è normale che in Germania, dove è sempre esistita un'industria molto molto grande, l'automobile abbia fatto un salto di qualità. Mercedes-Benz, Daimler, tutta la sua storia, ma in realtà tutta un'esperienza che veniva dai macchinari. È normale che sia nata qui. L'automobile è nata in Germania, è nata in Inghilterra, e non è un caso. In Germania e in Inghilterra erano gli unici due paesi del mondo dove era scoppiata la rivoluzione industriale. Sapevano già fare i macchinari, passare alle macchine è stato molto più facile, semplice. Certo, non in facilissimo, Italia, ma... In Italia facevamo gli aeroplani, e quindi le nostre macchine erano forse un po' più lente, ma molto più belle. Anche l'automobile è cambiata molto. Siamo in un periodo di guida autonoma, in un periodo di app che gestiscono l'automobile. È un mondo dove in realtà all'auto non si pensa molto. Ma l'automobile è nata per fare un'altra cosa. Era una carrozza, un po' quella delle principesse. Io sono una principessa. Tu sei una principessa. Ecco. Questa è una vettura. Di un tipo di carrozzeria che si fa ormai fatica anche a pronunciare, più o meno si direbbe Landaulet. Sostanzialmente vetture molto grandi, ma cabrio. Perché erano molto grandi? Semplicemente perché c'era posto per l'autista, c'era che era separato, per... che era un era poraccio, assolutamente separato, poraccio separato, il posto al centro per la domestica, era assolutamente tutto studiato per l'esibizione. Era, oggi non vedresti mai una cosa del genere, ma era assolutamente pura esibizione. Se quello che abbiamo visto prima era solo un'esposizione delle auto del Classic Center, questa è la vera e propria officina. Infatti qui vengono riparate, restaurate tutte le auto dei clienti. E che clienti? Spenderanno anche miliardi di euro per farsi riparare le macchine qui. Sono spettacolari. Stiamo facendo praticamente un giro nella vita di queste persone, perché qua dentro chissà chi ci ha corso in queste macchine, chi ci è salito, cosa ci ha fatto, sono... guardate che roba! Hai visto come sono profonda? Che pensieri profondi! Questo è raccontare così. Fare il giro qui al Classic Center è come fare un tuffo nel passato. Sto facendo una fatica immane a non toccare niente. È difficilissimo perché andrei tutto a toccacciare quegli interni bellissimi, di pelle bellissima. Non posso. Il nostro tour del Classic Center termina qui, andiamo a farci una doccia e poi papà!